Ciao ragazzi dal vostro bandito, ovviamente rosso nero. Prima di iniziare, se vi va, iscrivetevi al canale, mettete l'attivazione delle notifiche e se vi piace il video mettete un mi piace e fatelo girare, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Allora ragazzi, stamattina, sempre domenica 19 giugno, stamattina un video un po' incazzoso. Perché? Perché quello che aleggiava, no? Questa mattina era un po' di... Insomma, ho tolto qualche sassolino dalle scarpe, no? Oggi voglio chiudere col video di questo pomeriggio con del bell'ottimismo, diciamo. Andiamo a commentare le ultime di giornata, diciamo, che ho visto oggi. Allora, sembra che l'asse Maldini Cardinale funzioni, quindi probabilmente avremo un Maldini con più forza, con più potere, e in settimana dovrebbero esserci le firme tanto attese. Quindi good news, buona notizia. Questo chiaramente porterebbe a catena a tutto il resto. Andiamo a vedere un po' questo, tutto il resto cosa può essere. Per quanto riguarda l'argomento di giornata, quindi Renatino Sanchez, è chiaro che l'approdo al Paris Saint-Germain, di cui abbiamo parlato stamattina, non mi voglio ripetere, dell'ex allenatore del Lille, dell'ex direttore sportivo del Lille, chiaramente fa sì che facciano un tentativo per Sanchez. Essendoci di mezzo il Paris Saint-Germain, chiaramente offre più soldi. Loro possono, no? Offrono quello che vogliono. Certo, la notizia effettivamente che offrisse 30 milioni. Allora, ragioniamo sempre insieme. Se il Milan offre 15 e il Lille vuole 20, e la trattativa è ferma da un po' per questo motivo, no? Milan offre 15, il Lille vuole 20. A voi sembra una cosa logica e normale che arriva il Paris Saint-Germain e anziché offrire i 20 che chiede il Lille, vogliamo fare i grandi, facciamo 22. Vogliamo fare i grandissimi, facciamo 25. No, offre 30. Cioè, a voi pare una cosa che abbia una logica? Questa per me no, e siccome io uso molto la logica, o il Paris Saint-Germain offre i 20 che vuole il Lille, e allora a quel punto per 5 milioni di differenza un eventuale accordo già siglato da Maldini con Sanchez potrebbe reggere, come speriamo regga per Botman. Okay, siamo sullo stesso piano, da una parte il Newcastle, dall'altra il Paris Saint-Germain, in mezzo il Milan e i giocatori. Vedremo se questi accordi reggono, però stento a credere che il Paris Saint-Germain offra 30 per un giocatore valutato 20. Stento a crederlo. Quindi qui vedremo. Ma non facciamoci la testa, se non regge questo discorso, questo accordo tra Sanchez e il Milan, andremo su un altro giocatore. Certo, Sanchez è fortissimo e speriamo che alla fine sia una nostra medaglia, anche perché sarebbe il segnale di un Milan che vince un duello di mercato con i parigini. Non è assolutamente semplice, no? A proposito, Skriniar è già andato a Parigi. Poi veniamo a Bennacer, perché qui si sta sottovalutando un po' il capitolo cessioni. Allora, Bennacer sembrava che 2 mesi fa avesse già concluso il rinnovo di contratto, no? Scusate attraverso. Sembrava tutto fatto. Poi non se n'è più sentito niente, non se n'è più parlato. Negli ultimi tempi è arrivata la notizia che chiedesse un aumento
diciamo per il cambio di proprietà e per la vittoria dello scudetto, chiedesse un aumento a quell'accordo che sembrava essere stato trovato, e quindi si sono complicate le cose per Benasser. Allora, sapete come la penso io? È uscita la notizia che il Manchester United offrirebbe 40 e il Milan chiede 50 per Benasser. Quindi un Benasser, mi siedo così parlo più comodamente, un Benasser impossibile partenza. Allora, io sapete come la penso su queste cose. Se un giocatore del Milan è scadenza 2024, siamo 2022, è reduce tra l'altro da un'ottima annata, ha un buon valore di mercato e non rinnova il prolungamento del contratto, per me va automaticamente sul mercato. Ma che questo sia Benasser, sia Leao, nella stessa situazione. Quindi o questi giocatori rinnovano e quindi mettono il Milan nella condizione di avere un valore in casa, oppure per me possono tranquillamente portare la cifra che devono portare e andare, perché per me viene il Milan prima di tutto. Quindi per il Milan prendere 40 milioni da Benasser che non vuole rinnovare vorrebbe dire andare a prendere un Charles de Cattelea. Capite? Se Benasser rinnova, se Leao rinnova, io li adoro, guai a chi me li tocca, ma siccome hanno scadenza 2024, chi non rinnova o vuole aumenti non in linea col resto della squadra e con lo spogliatoio può tranquillamente andare. Quindi se fosse vera la notizia, il Milan ottima la valutazione di 50 milioni, e se dovesse andare in porto sarebbe più facile arrivare a Charles de Cattelea. Con questo non voglio dire che chiedo la cessione, voglio la cessione di Benasser. Punto. Benasser rinnova, guai chi me lo tocca. Se Benasser non rinnova, per me si deve realizzare, perché il bene primario è il Milan, non si discute. Se va a scadenza 2024 e quest'anno non rinnova e non viene ceduto, ce lo ritroviamo nell'anno 2023 che lo devi dar via per 10 milioni. Oppure lui ti dice: no, guarda, sai cosa c'è? Faccio come ha fatto Kessi, faccio come ha fatto Çalhanoğlu, faccio come ha fatto Donnarumma o come ha fatto Romagnoli. Quindi risolviamola subito questa situazione e non ricadiamo negli errori del passato. Se Benasser va al Manchester per 40 milioni, mi auguro che con quei soldi ci andiamo a prendere Charles de Cattelea da Bruges. E anche questa l'abbiamo commentata. Non commento la notizia di Marcelo, cui il Milan avrebbe offerto 3 milioni per 2 anni, perché per me sarebbe una soddisfazione enorme, avendo avuto l'idea 3 giorni fa quando non ne parlava nessuno. Quindi per me quella sarebbe una battaglia personale, diciamo una vittoria personale. Varrebbe almeno 1000 iscritti, perché avere un'intuizione del genere varrebbe almeno 1000 iscritti. Speriamo di riuscire a convincerlo, speriamo che sia vera questa cosa. E una cosa, perché questa ho letto una cosa, perché a me dispiace, perché mi arrabbio quando vedo che al Milan non fila tutto liscio, perché con la carta stampata che abbiamo, con i giornalai che abbiamo, non gli sembra vero. Appena c'è un minimo problema tassi dentro e creare il macello, no? Oggi lo hanno fatto tutti praticamente. Il primo della lista, il signor direttore di Tele Lombardia Ravezzani, no? Quello che quando è arrivato Teo Hernandez disse che la notizia non poteva essere vera perché il Milan non aveva 20 milioni per andare a comprare Teo Hernandez, che era chiaramente una bufala. Questi più dicono cazzate e più, cioè è come se si si nutrissero delle cazzate che dicono, no?
Quindi non gli è sembrato vero oggi di attaccare il Milan, di attaccare Maldini, di disegnare una situazione di caos totale. A me dispiace per questo che ci siano questi momenti d'impasse così a livello societario che danno la possibilità a questa gente, a questi qua, di infilarsi dentro e di vomitare di tutto e di più. Ho molto apprezzato l'editoriale di oggi, il video di oggi di Mauro Suma, persona seria, persona che ama il Milan visceralmente e che viene definita aziendalista perché lui non si scaglia su tutto e su tutti, lui cerca sempre di trovare il positivo nelle situazioni che succedono, no? Ma questo è amare il Milan. Questo è amare il Milan. Come fate a non capire che questo è amare il Milan? Mentre vedete gli altri come si buttano su queste situazioni, come degli avvoltoi che pronti a sbranare. Mi spiace solo che si dà occasione a questa gente di continuare a aprire la bocca. E comunque, ragazzi, oggi è il 19, non è ancora un mese. Continuate a festeggiare, continuate. Vedete che la mia maglia non manca mai. Adesso aspetto che esca quella nuova. Oggi ho visto un'anteprima. Se è quella, è meravigliosa. Meravigliosa. E ovviamente sarà da prendere perché è semplicemente stupenda. Speriamo in buone notizie questa settimana, ragazzi. Dai, forza. E abbiamo l'occasione di creare un grande Milan. E sicuramente i ragazzi, i dirigenti, la società, chi lavora nel Milan non perderà questa occasione e rimanderemo a cuccia tutti i cani rabbiosi pronti ad attaccarci perché abbiamo osato vincere il campionato. Buona domenica ancora da Bandito Rossonero, vi ricordo se vi va di iscrivervi, forza Milan e ricordate quello che ho detto stamattina, che secondo me può essere un bello slogan: cuore, anima e passione per il bene del Milan. Cuore, anima e passione per il bene del Milan. Deve valere per tutti quelli che indossano o che lavorano per questi colori o che semplicemente lo tifano. Ciao ragazzi, buona domenica dal Bandito Rossonero.